La voglia di normalità è tanta, la voglia di poter cominciare magari a svolgere quei piccoli lavori di ordinaria manutenzione, che poi tanto piccoli non sono neanche, perché comunque sono impegnativi. C'è bisogno di cominciarli, perlomeno i proprietari con un numero anche contingentato di lavoratori. Per noi è fondamentale poter cominciare a fare tutti i nostri lavori. L'appello di Luca Lippi, balneare viareggino, è quello di tutta la categoria: tornare a fare lavori di manutenzione negli stabilimenti per farsi trovare pronti quando e se ci sarà una stagione estiva. Dopo la deroga già chiesta e ottenuta dalla Costa Romagnola, la Regione Toscana si è mossa per chiedere al governo di estendere a tutta la costa italiana la possibilità di accesso agli stabilimenti balneari per la manutenzione e le opere propedeutiche alla riapertura, opere di tinteggiatura o di maquillage delle strutture che danno lavoro all'artigianato locale. Sono strutture all'aperto per cui hanno bisogno di regolare e di tanta manutenzione, per cui siamo in contatto con le autorità locali che ci hanno assicurato che a breve potremo cominciare appunto a svolgere queste mansioni. Ma ci sarà una stagione balneare? È davvero difficile dirlo. A saltare sarebbero non solo i fatturati di bagni, alberghi e ristoranti, ma anche posti di lavoro di un esercito di stagionali. Nell'estate 2019, riferisce la FICAMS CGIL, in Versilia sono stati fatti oltre 11.000 contratti regolari di lavoro stagionale, a cui si aggiunge tutto il lavoro nero sommerso. A rischio ci sono anche gli stagionali dell'indotto, come quelli dei supermercati della costa. La CGIL lancia l'allarme anche per il turismo culturale, quello di Lucca, basato soprattutto sugli arrivi di stranieri che quest'anno verosimilmente non ci saranno. In totale, nella provincia, per il settore turismo e commercio, sono già state attivate 1.000 procedure di cassa integrazione straordinaria. Ma chi non avrà un contratto stagionale, fa notare ancora la CGIL, non avrà neppure diritto all'indennità di disoccupazione a ottobre. Una catastrofe sociale, secondo i sindacati. CGIL, CISL e UIL proprio oggi hanno chiesto al ministro del turismo Franceschini misure straordinarie per l'occupazione del settore.